Buongiorno o buonasera gente, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi affronteremo la storia di una data molto particolare. Buona visione. Capodanno, perché si festeggia il 31 dicembre? Il Capodanno segna l'inizio di un nuovo anno e rappresenta per molti un momento di riflessione e bilancio, ma anche di celebrazione. Di solito, la notte del 31 dicembre, si organizzano feste e cene con amici e parenti per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Ma non in tutto il mondo il Capodanno si festeggia lo stesso giorno. Che significato e origine ha la festa di San Silvestro? Il primo giorno dell'anno corrisponde al Capodanno del calendario gregoriano, il nostro calendario, e della maggior parte dei paesi occidentali, e in quello giapponese. La storia del Capodanno ha origini pagane. Il 1° gennaio è stato considerato il primo giorno dell'anno a partire dal 46 a.C., con l'introduzione del calendario giuliano. Prima dell'istituzione del calendario promulgato da Giulio Cesare, infatti, il primo giorno dell'anno coincideva con il 1° giorno di marzo. Come mai il Capodanno si festeggia in occasione del primo dell'anno? I festeggiamenti risalgono alla festa pagana in onore del dio romano Giano, nome da cui deriva quello del mese di gennaio, che si festeggiava subito dopo i Saturnali, le feste romane per il dio Saturno che chiudevano l'anno. Durante i secoli successivi, sebbene molti paesi europei avevano adottato il calendario giuliano che fissava Capodanno il 1° gennaio, in realtà la data del 1° giorno dell'anno cambiava da zona a zona. Per esempio in Inghilterra, Irlanda, Pisa e Firenze, il Capodanno si celebrava il 25 marzo. In Spagna, invece, il 1° giorno dell'anno era fissato al 25 dicembre, in corrispondenza con il Natale. In Puglia, Calabria e Sardegna si festeggiava il 1° settembre, che equivale al 14 settembre nel calendario gregoriano. Le diverse date in cui si festeggiava il Capodanno nei paesi europei vennero poi fatte coincidere da Papa Innocenzo XII, tutte nel 1° gennaio a partire dall'anno 1691. La data del 1° giorno dell'anno fissata per il 1° gennaio venne quindi ufficializzata nel calendario gregoriano, e questo diede la spinta decisiva per riconoscere il Capodanno nel 1° gennaio. In Italia poi, durante il regime fascista, il Capodanno venne spostato al 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, per poi ritornare al consueto 1° gennaio dopo la caduta della Repubblica Sociale Italiana. È tradizione in Italia festeggiare il Capodanno tra la notte del 31 dicembre e il 1° gennaio. È per questo che ci si riferisce spesso alla notte del 31 dicembre, precisamente il giorno di San Silvestro, come al Capodanno. In realtà il 31 dicembre si festeggia San Silvestro ed è da considerarsi la vigilia del vero e proprio Capodanno. Si chiama così in onore di Papa Silvestro I, eletto il 31 gennaio del 314 e
è morto il 31 dicembre del 335 a Roma. San Silvestro è dunque il 31 dicembre e non il 1 gennaio, capodanno civile, data in cui la Chiesa celebra la solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Da un punto di vista religioso, il giorno inizia al tramonto del giorno prima e dunque ecco la notte di San Silvestro.